La pazienza non era una virtù che mi era stata concessa, che poi ho imparato, sto imparando. La campagna richiede davvero tanta pazienza e questo ti abitua sempre a, diciamo, alla lungimiranza. Il mio nome è Matteo Malavolta, faccio parte dell'azienda agricola Maivo insieme a mia moglie Pamela e al mio socio barra fratello barra amico Alessandro. Tutto iniziò 4 anni fa quando, ritornando da un'esperienza in Inghilterra dove facevo totalmente un altro tipo di lavoro, ho capito che la mia vita doveva avere un brusco cambiamento e parlando con Alessandro è uscito fuori: ma perché non ci buttiamo in quello che ci piace? E uno scherzo che poi è diventato sempre più serio giorno dopo giorno, fino a che un giorno appunto abbiamo deciso di provarci. Quello che mi ha motivato e mi sta motivando molto è il fatto di sentirmi parte di un processo di cambiamento. Un po' per volontà propria, un po' perché non è più possibile aspettare, sia nel mio campo, quindi nell'agricoltura, che c'è un'agricoltura più sostenibile, ma lo vedo un po' in tutti i settori, si sta andando sempre più verso una strada più rispettosa dell'ambiente. Ora più che mai credo che il mondo ci è dato in prestito. Cioè non è il mondo che vorrei vivere e sicuramente non è il mondo che vorrei lasciare a chi verrà dopo di noi. Un'altra cosa che non mi convinceva iniziando a fare questo lavoro è il fatto di dover coltivare un prodotto che arriva sulla tavola di qualcuno che magari non conosce la storia e il viso, la personalità e il nome di chi l'ha fatto. Oggi si va sempre di corsa e questo magari poteva precludere la possibilità di ricevere i nostri prodotti, quindi ricevere un prodotto appena raccolto, un prodotto fatto con una certa filosofia. Quindi abbiamo voluto ricreare questo servizio in modo da poter portare direttamente sulle tavole dei nostri clienti un prodotto sano e genuino. Il nostro modo di coltivazione l'abbiamo chiamato una coltivazione pro natura. Mi volevo identificare non solo in un metodo di coltivazione, volevo che l'azienda diventasse anche un buono stile di vita. Cerchiamo di fare il nostro meglio, dal non andare a utilizzare imballaggi magari dannosi per l'ambiente, nei metodi di coltivazione cerchiamo di, dove è possibile appunto, di eliminare totalmente la plastica dall'utilizzo giornaliero che possiamo fare in campo, cerchiamo di mantenere questa filosofia di vita dentro e fuori al lavoro. Il Covid, ammetto che inizialmente è stato, come credo per tutti, una bomba a ciel sereno. E c'è passato addirittura per la testa di stoppare le consegne. Poi lì non ci potevo passare perché dico, in un momento del genere, bene così è prima necessità, comunque sia il cibo, non ci possiamo arrendere così. Sinceramente abbiamo ricevuto una marea di chiamate durante quel periodo, che però non tutte le abbiamo potute soddisfare. Quindi abbiamo accontentato qualcuno in più, però non siamo riusciti a accontentare tutti. Allora, io credo che tutti noi, ancestralmente parlando, siamo collegati con la natura. Poi c'è chi questa vicinanza l'ha subita e c'è invece chi la sente più forte. Per quanto mi riguarda, la sento molto forte, ma questo non solo da quando faccio questo di mestiere, ma sin da bambino. E mi sento appunto felice quando sto a contatto, quando sto all'aria aperta, sento che è proprio il mio habitat. Questo lavoro mi ha dato tanto, 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 sia a livello di benessere psicofisico, che mi ha insegnato tanto, ma ad un obiettivo
che prima non avevo. Mi ha donato quella tranquillità di avere qualcosa da raggiungere davanti a me. Questo sicuramente ti fa sentire più vivo, quindi che stai andando verso una direzione. Futuro sicuramente spaventa un po' tutti. La differenza sicuramente è l'approccio. Se prima ero più menefreghista, ad oggi combatto per decidere io quale deve essere il mio futuro. Quindi questo magari mi dà più una sicurezza e sicuramente mi spaventa meno.